Paolo Castelnovi, paesaggista, il futuro del paesaggio in Italia, su quali leve occorre lavorare per riscoprirlo, valorizzarlo e trovare nuove fonti di sviluppo? Ma sul paesaggio l'Italia sta lavorando con più attenzione di altri paesi, ma la chiave è ancora una volta quella del conservare quello che c'è, che è magnifico, ma fino adesso non si è ancora rivelato come fonte di sviluppo sufficiente a trattenere i giovani sui territori. Sicuramente ci sono le risorse e le condizioni per invertire questa tendenza, però bisogna inventare, liberarsi di alcuni retaggi che abbiamo e inventare una relazione con il territorio che fino adesso non è ancora stata messa in evidenza. C'è, è sotto traccia, ma non è stata ancora messa in evidenza abbastanza. Ci sono territori che comunque stanno riuscendo in montagna a invertire lo spopolamento? Sì, bisogna tener conto che chi sta arrivando in montagna adesso è un cittadino, è magari uno che viene dalla montagna, dai genitori, dai nonni, ma ci sta ritornando dopo aver avuto una lunga permanenza nelle città e quindi ha dei gusti, dei criteri di valore che sono cittadini. Sicuramente il ritorno in montagna è fondamentale, è interessantissimo, ma sarà diverso dalla continuità di quelli che l'hanno abitata precedentemente e in questo sta l'innovazione più interessante.